progetto di questa sera è l'ultimo progetto che ho presentato a livello mondiale, che sta cavalcando tutti i teatri del mondo, e sono felice di venire qui nella, fammela dire, la mia Taranto, anche perché insomma parte anche il Salento, è Alessandro Quarta Place Astor Piazzolla. Dove sta andando la musica classica? Più che altro, dove sta andando la cultura e la musica? Sta andando in un baratro culturale. Bisogna salvaguardare la cultura, bisogna... Oggi si è artisti, basta andare in un talent show e diventi una grande star, mai di più falso. Per diventare un artista, non un grande artista, un artista, un musicista normale, bisogna studiare, fare tanti sacrifici. E poi basta parlare di questa musica classica, parliamo di musica, parliamo di emozioni, perché Rolling Stones è meraviglioso, come bello Michael Jackson, come bello Mozart, come bello Beethoven. Usiamo le musiche con il nome dei compositori, non con gli stili musicali. Perché se un giovane va e gli dice ti piace il pop, ti dice, probabilmente ti dirà no, perché gli piace il rock. Però Michael Jackson piace, ma Michael Jackson fa parte del pop. Ecco, quindi non usiamo più, come diceva Leonard Bernstein, il più grande, non lo dico io, l'ha detto uno dei più grandi compositori e direttori al mondo. Quando, subito dopo che scrisse West Side Story, venne un po' criticato, come quando venne criticato Beethoven, fischiato anche, dopo la Nona Sinfonia. E Leonard Bernstein scrisse West Side Story e gli dissero, ma come mai questa musica, no? Che è un po' leggera, un po' rock, un po'... E lui disse, non esiste differenza, non c'è differenza tra musica classica e leggera, c'è differenza tra musica bella e musica brutta. Quindi il rock è meraviglioso, il pop è meraviglioso, la classica è meraviglioso, ma basta questi stili. Chiamiamoli Mozart, chiamiamoli Beethoven, chiamiamoli Michael Jackson, chiamiamoli Santana, chiamiamoli Sting.